Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo è che tutto quello che noi possiamo
nostra gioia troviamola nel Signore. Il mondo vive di una gioia temporanea, il mondo vive di una gioia momentanea, il mondo vive di una gioia effimera, il mondo vive di una gioia oggi, ma torna e tornerà sempre vuoto. Il mondo vive di questo vuoto incolmabile. Con la presenza del Signore nella nostra vita, noi possiamo accertarci per mezzo dello Spirito Santo che Egli è colui che colma il vuoto nelle nostre vite, Egli è colui che mette il riempimento di benedizioni nella nostra vita. Vedete, quel giovane ricco cercava la propria gioia nelle ricchezze e dunque probabilmente insomma viveva di quello ed effettivamente viveva solo di quello, perché quando il Signore si avvicinò mettendolo alla prova, vedi tutto quello che hai, dato ai poveri, poi vieni e servi, quell'uomo non fu pronto a rinunciare ad ogni cosa per il Signore. Siamo pronti, fratelli, a rinunciare a tutto per Dio? Signore, rendici pronti, perché coloro che consacrano la propria vita al Signore, coloro che danno tutto a Dio, sono coloro che ottengono dal Signore, sono coloro che ricevono da Dio. Gloria al nome del Signore. Stessa cosa si può dire per Zaccheo, viveva delle sue ricchezze, delle sue frodi, e per un certo periodo di tempo aveva vissuto anche bene, ma chissà, probabilmente era proprio così. Nel suo cuore si ritrovava sempre vuoto, nel suo cuore si ritrovava sempre insomma appunto a capo, e un giorno quando vide che in quella città passava Gesù, egli si affrettò a salire su quel sicomoro per vedere il Signore, per vedere il Cristo, colui che trasforma le vite, colui che veramente, fratelli e sorelle, riesce a mettere luce lì dove luce non c'è, e finalmente riconobbe che solo nel Signore egli poteva trovare quella gioia che non aveva mai trovato in tutte le cose materiali che aveva. Noi dobbiamo essere lieti, gioiosi di avere Dio, dobbiamo essere gioiosi di mettere la nostra vita nelle sue mani, dobbiamo trovare la nostra gioia in Lui per quello che Egli è. Egli è la nostra gioia, Egli è un grande Dio, e noi fratelli e sorelle siamo lieti di ciò che Egli è e di ciò che ha fatto per noi, e considerando ciò che Egli è e ciò che Egli ha fatto e fa per la nostra vita, come noi non potremmo essere gioiosi? Siamo lieti della sua benignità, del suo amore, di tutto quello che fa per noi. Se noi non troviamo la gioia nel Signore, perché non abbiamo conosciuto il Signore, non abbiamo veramente conosciuto il Signore. Molti si professano cristiani ma non vivono la gioia del Signore, molti si professano religiosi ma non vivono la gioia del Signore. Bisogna conoscere veramente il Signore per assaggiare e vivere la gioia che il Signore tende a dare alle vite. Gloria a nome di Dio. Ed ecco che è scritto: trova la tua gioia nel Signore. O la tua gioia, il vuoto incolmabile, quel senso di affaticamento della tua vita, potrà essere soddisfatto nel Signore. Trovalo in Lui e vedrai come Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Voi sapete, fratelli e sorelle, che il cuore dell'uomo è maligno, è insanabile, il cuore dell'uomo è di indole, insomma, tendente al peccato, ma gloria al nome del Signore, quando noi troviamo la nostra gioia nel Signore, conoscendo con profondità Dio, Dio è capace di trasformare i cuori, di lavare e purificare i cuori. Allora i nostri desideri saranno conformi ai desideri di Dio, e allora noi vedremo il Dio che realizza i nostri desideri. Egli non ha promesso di appagare gli appetiti del corpo, Egli non ha promesso di appagare le inclinazioni della fantasia, Egli non ha promesso, fratelli e sorelle, di appagare insomma i desideri di un'anima corrotta e di un'anima peccaminosa. Egli ha promesso di considerare e di appagare i desideri di un'anima rinnovata, trasformata e riempita della sua presenza, e noi siamo certi di questo perché Egli ce lo ha detto.
Cosa ambisce un'anima rinnovata dal Signore? Conoscere, amare Dio, vivere per Lui, con piacere il Signore, veramente fare la volontà del Signore. Questo è quello che ambisce un'anima desiderosa di mettere la propria gioia nel Signore, di trovare la propria gioia in Lui. Gloria al nome del Signore. Dove trovi la tua gioia? Cambia destinazione di arrivo, cambia destinazione, ma appunto al Signore. Il mondo ti deluderà, la famiglia ti deluderà, tu stesso sarai capace di deludere te stesso, ma Dio non ti deluderà mai. Esistono nel mondo, fratelli e sorelle, tanti, ed è così, che soffrono di ansia, che soffrono, insomma, depressione, e ce ne sono, insomma, diversi, tanti. Noi possiamo dire che il nostro Dio è colui che è capace di trasformare ogni situazione. E quando la nostra vita, la nostra gioia viene trovata in Lui, noi anche quando non realizziamo, no, qualcosa a cui prima ci tenevamo, noi siamo riconoscenti verso il Signore, sapendo che quello che Egli ci dà è quello di cui noi abbiamo bisogno. Quello che non otteniamo significa che il Signore sia ringraziato perché voleva farci del male. Signore, sia ringraziato sempre e benedetto il suo nome in eterno. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Gloria a Dio. Vedete, fratelli, ci sono tanti che progettano la propria vita, il proprio lavoro, il futuro, qualcosa per i propri figli, la famiglia, tanti progetti nella tua vita, tanti progetti potremmo avere, ma se quei progetti non sono fondati e dati nelle mani del Signore, essi progetti tendono a vacillare, prima o poi saranno, insomma, tendenti al declino. È scritto nel libro dei Proverbi: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. È scritto nella parola del Signore: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Rivela le tue vie al Signore. Rivela i tuoi progetti al Signore. Quando abbiamo qualcosa nel nostro cuore, noi consideriamo che è nella volontà di Dio. L'abbiamo messo nelle mani del Signore. Signore, possa tu aprire le porte di dove, insomma, è la tua via, e possa tu sbarrare le porte, chiuderle di dove non è la via per noi. A volte decidiamo e decidiamo con la nostra mente. Quando questo succede, quando decidiamo con la nostra volontà, con il nostro impeto, fratelli e sorelle, siamo destinati a vacillare, siamo destinati a cadere. Molti nella parola di Dio hanno agito di istinto, no? Saul aveva ricevuto da Dio la sua grazia, ma egli lo aveva perso perché l'impeto e l'orgoglio personale si misero dinanzi alla volontà del Signore. Tante volte agiamo nella nostra volontà, vogliamo qualcosa e facciamo di tutto, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo di tutto affinché quel qualcosa si adempia, ma senza consultare il Signore, senza comprendere quello che il Signore veramente vuole per la nostra vita. Lo stesso Pietro, dinanzi a Gesù che stava per, insomma, andare al Calvario e donare la sua vita per l'umanità intera, lo stesso Pietro disse: Dio non voglia. Lo stesso Pietro mise la propria volontà dinanzi alla volontà del Signore. Lo stesso Pietro, in un certo senso, cercò il proprio progetto senza mettere i propri progetti nelle mani di Dio. Fratelli, i nostri progetti siano messi nelle mani del Signore. Siano messi nelle mani del Signore. Perché coloro che non lo fanno sono tendenti a vacillare. Rimetti, riponi la tua sorte nel Signore, la tua vita, mettila nelle sue mani. Tu sarai al sicuro. Vedrai colui che veramente agisce in tuo favore, vedrai che Egli non si allontana da te, vedrai come il Signore farà cose grandi,
Noi dobbiamo riconoscerci quali vasi e dobbiamo riconoscere il Signore quale il sommo macellato, colui che tende a formarci, colui che vuole il nostro bene e quello che Egli vuole nella nostra vita sia realizzato. Quello che Egli non vuole non sia realizzato. Fratelli, ecco che la parola del Signore, insomma, in più di un'occasione ci rivela di confidare in Lui. Maledetto l'uomo, no? Che confida nell'altro uomo. Benedetto è l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui. Fai veramente che Dio sia il tutto per te. Pensa a Dio come il Padre che vuole veramente il tuo bene, Egli lo è. Egli vuole il tuo bene, la tua sicurezza. Vedete che dinanzi a questa predisposizione Davide vinse contro quel gigante, perché il popolo di Israele probabilmente confidava nelle proprie forze, nelle proprie armi, il popolo di Israele confidava, insomma, nelle proprie capacità, il popolo di Israele confidava, insomma, in quello che era la propria carnalità, la propria umanità, per ritrovarsi poi ad avere paura dinanzi a tutto quello che era intorno. Davide avanzò nel nome del Signore degli eserciti, confidò nell'Iddio che aveva tutto sotto controllo, confidò nell'Iddio potente che poteva operare, e gloria al nome del Signore, Dio fu capace di operare, vedendo un cuore così disposto, attraverso una fionda, una pietra, Dio abbatté quel gigante. Gloria al nome del Signore, ed ecco la promessa del Signore, ed egli agirà se tu fai questo. Vuoi vedere l'opera di Dio nella tua vita? Vuoi vedere la mano del Signore stesa verso di te? Vuoi vedere la gloria di Dio nella tua famiglia? Egli agirà. Egli non è cambiato, egli è lo stesso ieri, oggi e in terra. Dio non cambia, fratelli e sorelle. Dio non cambia. Siamo noi che siamo fallaci e tendiamo a cambiare, ma il nostro Dio non cambia mai. E allora su di Lui, anche questa sera, vogliamo gettare le nostre preoccupazioni, i nostri affanni. Vogliamo gettare veramente i nostri pesi, sapendo che Dio ha cura di ognuno di noi. Lo crediamo, fratello. Trova la tua gioia nel Signore e Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Finiamo i nostri capi, preghiamo il Signore.